tempo 3 mesi e la Segreteria di Stato Vaticana non gestirà più in autonomia i propri fondi e immobili. Sarà l'APSA, Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica, ad amministrarli e sarà compito di una commissione di passaggio e controllo appena istituita apposta realizzare il cambio. A farne parte sono il numero 2 della Segreteria di Stato, Pegna Parra, il presidente APSA, Galantino, e il prefetto dell'Economia, Guerrero. Francesco accelera sulla strada della riforma delle finanze vaticane, sollevando il dicastero braccio del pontefice dall'onere di amministrare da sé le proprie finanze. Amministrazione piuttosto maldestra nel caso della compravendita dell'ormai famoso palazzo di Londra, investimento in perdita di svariati milioni di euro. Bisogna uscirne al più presto e così pure dal fondo Centurion, o almeno ridurre i rischi in termini di reputazione, scriveva il Papa al segretario di Stato Cardinal Parolin in una lettera appena resa nota. A quello scandalo si sono poi aggiunti il caso Becciu, privato dei diritti di cardinale a seguito di inchieste su una presunta malagestione di fondi appunto della Segreteria di Stato, e l'arresto di Cecilia Marogna, sua consulente destinataria di fondi per centinaia di migliaia di euro. Altra disposizione del Papa, spiega la lettera, è che sia la Segreteria per l'Economia a vigilare sulle finanze di tutta la Curia Romana per una gestione di esse più efficiente, trasparente ed evangelica, spera Francesco.